Salve a tutti e benvenuti nell'ultimo episodio del mio Let's Play Walkthrough di Ori and the Will of the Wisps, registrato in 4K e 60 fps da PC. Questo è il finale, ragazzi, il finale della storia di Ori and the Will of the Wisps. E per ora anche il finale della saga di Ori, perché un terzo capitolo non è per niente nei piani di Moon Studios, che sta lavorando a tutt'altro gioco in questo momento. Bene, siete pronti al gran finale? Io nel frattempo ho fatto un salto all'hub di base e mi sono potenziato il frammento spina. Scusate, il frammento recupero per subire il 25% di danni in meno. Mi sono messo i frammenti giusti per fare l'ultima boss fight. Ed ora andiamo. Guardate, delle piattaforme minuscole su dove atterrare. Non ho più l'adesivo, quindi devo stare attento. Oppa. Ed eccoci. Arrivati al gran finale. Io parlerò poco durante questo finale. Lascerò parlare il gioco. Sulla
Abbiamo finalmente finito Ori and the Will of the Wisps. Ditemi nei commenti cosa ne pensate, sono davvero molto curioso se avete giocato il gioco o se lo avete fatto tramite questo gameplay seguendolo su YouTube. Per me è il miglior gioco del 2020, non li ho giocati tutti, ovviamente quelli che sono usciti nel 2020, ma tra quelli che ho giocato questo, a mani basse, è il mio Game of the Year, come ho anche scritto sulla mia pagina Instagram, che potete trovare in descrizione se volete andare a dare un'occhiata e commentare anche lì. Di Ori and the Will of the Wisps ce ne sarebbe da parlare parecchio come recensore del gioco, ma mi limiterò a dire solo una cosa. Tanti giochi ci mettono ore e ore e ore di cutscene per provare ad emozionare il giocatore, spesso non riuscendoci nemmeno. Ori riesce a farlo con una cutscene di 5 minuti, senza che ci sia nemmeno un dialogo a momenti. Questa è bravura, questa è scrittura intelligente di personaggi. Questi sono i videogiochi per cui le animazioni praticamente parlano da sole, senza bisogno di lunghi dialoghi, senza bisogno di lunghe descrizioni, di documenti da leggere, eccetera. Questa è una storia semplice e che va dritta, dritta all'emotività, al cuore, punta lì e riesce a farlo. Io non ho mai visto, mi sono guardato molti gameplay, molti walkthrough di molta gente, anche che magari non seguivo, che non avevo mai visto in vita mia quando uscì questo gioco, per vedere la loro reazione, specialmente sul finale. Nessuno di loro è rimasto impassibile, non hanno trovato nemmeno uno che sia rimasto impassibile davanti ad una scena del genere. Tutti si sono commossi, c'è chi ha pianto, io mi sono commosso di nuovo riguardandolo e l'avrò visto per boh, tipo la 20ª volta. È qualcosa di incredibile questo gioco. E sto parlando solo della storia, cioè, se dovessimo parlare del gameplay potrei dirvi che non ho giocato molti Metroidvania, però tra quelli che ho giocato è sicuramente il migliore dal punto di vista del gameplay, della libertà di movimento, del combattimento. Non è hardcore come Hollow Knight, che infatti non a caso viene definito un Soulsvania o comunque un Metroidvania ibridato, un Souls-like. Questo è un Metroidvania puro, con un combat system bellissimo, l'avete anche visto nell'ultima boss fight, dove dà il meglio di sé, dove si possono concatenare una marea di abilità tutte insieme. E io me la sono giocata solo con la spada, tra l'altro, ma si potrebbe sconfiggere quella boss fight con l'arco, con l'esplosione di luce, col martello, con la lancia spirituale che in questo gameplay non vi ho fatto vedere perché non l'ho comprata. Si potrebbe fare davvero una marea di cose. Le missioni secondarie non sono troppo elaborate, sono per la maggior parte una raccolta di collezionabili, ma ci sono curate. E per scelta ovviamente del designer. Non sovrastano la quest principale. La quest principale deve essere comunque il piatto principale, la portata principale del gioco, e le quest secondarie sono un gradito contorno, un modo per allungare anche la longevità del gioco, per far raccogliere tutti i collezionabili e per dare una ricompensa a questi collezionabili. Bene, dai, senza parlare ulteriormente del gioco, vi invito di nuovo a mettere un mi piace se il video vi è piaciuto e se la serie vi è piaciuta. Non escludo che usciranno magari altri video in questa playlist e che potrete trovare altri video dopo questo, in cui magari facciamo delle missioni secondarie, completiamo per esempio la missione dei semi di Thulei o completiamo le costruzioni del Grom, o meglio del Gorlek di nome Grom, compriamo tutti i talismani, o per meglio dire i frammenti da Twillen, o anche andiamo a recuperare i frammenti che ci siamo persi nella mappa. Tutte queste cose potrei farle, come non potrei farle, comunque sono cose secondarie, vedrete più avanti se ci saranno questi video nella playlist. Detto ciò, appunto, vi ricordo di lasciare un mi piace se il video e la serie vi sono piaciuti, di iscrivervi al canale e di commentare soprattutto. Commentate facendomi sapere cosa ne pensate di questo gioco. Sarei felicissimo di leggere tutti i vostri commenti. Detto ciò, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Spear è tutto. Alla prossima serie.